Italia in Comune è una rete di sindaci che hanno intenzione di scambiare le buone pratiche che sono avvenute nella loro città. L'idea è quella di capire se c'è un problema che un sindaco sta affrontando in qualunque parte d'Italia che è stato già risolto da un altro amministratore in un'altra parte e quindi può usufruire di quella risposta, usufruire di quella soluzione per poter risolvere il problema, quindi copiare dai più bravi. Ok? 26 secondi. E parlo degli orti. Uno dei progetti nati nell'ambito di Italia in Comune è, che abbiamo applicato nella nostra città, nella città di Cerveteri, dove sono sindaco, è quello degli orti sociali. Abbiamo preso dei terreni che erano completamente abbandonati, nonostante stessero in una valle meravigliosa che divide la città attuale dall'antica necropoli della Banditaccia, sito UNESCO. Erano sede di discariche, sede materiali abbandonati e grazie alla cittadinanza attiva, grazie ai cittadini che hanno collaborato con gli amministratori, ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo pulito questa grande area e in collaborazione con un'associazione che tra l'altro ha vinto un bando regionale, abbiamo creato degli orti che vengono distribuiti con un bando pubblico a persone over 65, under 35 e soprattutto a persone bisognose. Quindi ci sarà questo percorso di Lorenz, perché prende il nome da uno scrittore che ne parlò, famoso scrittore ne parlò tanti anni fa, che attraversa la valle e porta verso la necropoli della Banditaccia, che diventa un sentiero della solidarietà. Questo secondo me è il modo in cui i cittadini e gli amministratori insieme possono dare risposta alla città.